hanno ammazzato l'uomo ragno. Più bella cosa non c'è. Alta mura! Ma voi siete pazzi, buttare tutta questa energia qui può fare anche male, può creare degli effetti collaterali, è incredibile perché ti arriva proprio un pugno allo stomaco che poi si trasforma in una carezza. Le piazze di Battiti Live sono sempre al top, sono sempre carichi e calorosissimi e quindi anche l'altra volta ho iniziato per prima e rompere il ghiaccio è sempre una bella emozione. È bellissima e piena di persone. Appunto è questo. C'è una marea umana qui di fronte al palco. Poi, vabbè, che te lo dico a fare? Quando c'è tutta questa folla enorme che canta le tue canzoni è una gioia enorme. Onestamente era la prima volta che venivo al Tamura in una situazione così, però so che Battiti è sempre una figata da fare, quindi ero tranquillo, però c'è stato veramente anche sopra delle aspettative. Fantastico. Puglia, è un piacere sempre venire, anche perché con Radio Norba ci troviamo benissimo e già siamo, come si dice, di casa, ci hanno adottato, quindi venire qua è sempre un piacere, tutti gli anni, sempre che si danno la possibilità noi ci saremo. This is my first time in Italy. It's beautiful. Do you like? Amazing, so nice. And these people, do you like? Yeah, very warm, very nice people. Com'è stare qua? È una sensazione straordinaria. Non capita tutti i giorni di avere i cantanti a due passi da noi. Bellissimo, ringrazio Radio Norba. Sindaco, le ha viste le immagini della piazza? Certo, e sono emozionanti. Una grande partecipazione di pubblico e speriamo che ci sia tanta gioia, altrettanta gioia quanto pubblico c'è. About Tamura. Sensazione bellissima, la gente di Altamura, cioè, mi ha riempito talmente di amore che è talmente calda che mi ha riempito il cuore d'amore proprio. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da suonare. Era qualche anno che mancavo da Telenorba, da Radio Norba, dalla Puglia, dalla Basilicata. E cosa ti devo dire? Cosa mi è sembrata? La solita cosa, una cosa meravigliosa, siete gente veramente fatta come me, gente che ha voglia di stare in mezzo agli altri, di ridere, di giocare, di ascoltare buona musica, però vedo un difetto, mi fate mangiare troppo quando vengo qua, dai, non è possibile. Vabbè, qua con la scusa dei limoni, già tanto che... È un break, è solo un break, perché il limone porta un po' di sete, capito? O meglio, di seta, però ho fame. Adesso nel backstage bisogna anche mangiare. L'hai fatto tu prima per mezz'ora, scusami, Procacci. Allora, Max, questo è il limone d'oro per... E l'hai seguita adesso, la canzone. Un limone. Mentre dormi. Sì, chi è? Pronto? Ci sei. Mentre dormi, no? Certo. Io li ho visti limonare, ragazzi, guardate, quando si baciavano. Il limone d'oro? Il limone d'oro, se fosse un premio del genere non credo che tu l'abbia mai visto. No, è fantastico, lo terrò. Beh, è bellissimo. C'è sempre grande calore, grande accoglienza. Poi insomma, questo evento di Battiti Live, io da che lo ricordo, e adesso vedo appunto Battiti Live in giro itinerante, è una bella cosa. Soprattutto c'è un pubblico molto caloroso e molto partecipante.